Salve a tutti e benvenuti in un altro nuovo video. 4-5 giorni dopo l'inizio di questo periodo un pochino di stasi, di quarantena, dove ci viene chiesto di rimanere a casa, RCE mi contatta tutti i creator che collaborano con lei e dicono: ragazzi, dobbiamo fare un bel progetto, vogliamo invitare a mostrare alle persone che cosa si può fare in casa per poterci divertire. Di sicuro il divertimento di cui io e noi vogliamo parlarvi è quello della fotografia. E sì, perché ci sono delle cose molto interessanti da fare in casa e quindi mi sono fatto mandare un paio di cose. Questo pacco mi è arrivato ieri, io subito l'ho spacchettato, mi sono fatto mandare, dato che io sono un amante del micro 4 terzi, un 30 mm macro, questa è la parola chiave, di Olympus, e il 75-300, uno zoom molto ma molto spinto. Perché, mi direte voi? Beh, perché grazie a questi e a questi ci si può divertire. Quindi andiamo ad insozzarci un pochino le mani. Allora, prima di cominciare a sporcarci con questi oggetti qui che ho reperito, questi al supermercato dove potevo andare, questo è un vaso che avevo in casa ed una siringa, voglio andare a realizzare delle fotografie. Non solo, vorrei addirittura cominciare creando dei contenuti video in 4K a 60 frame al secondo con la Blackmagic che ho lì sopra, dei drop di coloranti all'interno di acqua e poi provare a scattare anche fotografie con la GH5. La fotografia e la videografia macro sono davvero molto divertenti, ma richiedono tanta pazienza, grande controllo della luce. Infatti quello che adesso farò è chiudere tutte le tapparelle, utilizzare solo luce controllata. Io non ho tantissime luci qui, come un pannello LED flessibile, una ring light e qualche spottino, quindi vediamo un pochino come riesco a mettere insieme le cose e che cosa riusciamo a creare. Ho scelto di prendere tutti i coloranti liquidi di tutti i colori che ho trovato: azzurro, verde, giallo, rosso, rosa e arancio. E voglio utilizzare questi, l'acqua e l'olio, perché l'acqua e l'olio non si mischiano insieme, non si fondono insieme, quindi si possono creare delle cose divertenti, ma di sicuro dovrò pulire tanto. Non ho nessuno che mi aiuta, però è un modo per tenerci occupati. La prima cosa che voglio fare è fare qualche esperimento, perché non so come reagiscono specialmente i coloranti. Quindi guanti, così ci sporchiamo il meno possibile. Ok, allora con me un mezzo bicchiere di olio d'oliva, i coloranti, una scodellina dove mettere le cose, appoggiarle nel caso, una bella siringa e un contenitore con l'acqua. Quindi comincerei provando un bel colorante verde, vediamo un pochino che cosa succede. Ok, allora laviamo tutto e cominciamo a fotografare. Ok, ho fatto un piccolo change di camera con cui registrerò questo video, perché ho deciso di non fare video ma di scattare fotografia, e in questo momento l'unico corpo macchina che ho fotografico è la GH5 e poi ho questa che è una Blackmagic Pocket Cinocamera, che per la tipologia di liquido che ho scelto per utilizzare il colorante, questo qui, colorante alimentare, essendo molto liquido e molto trasparente perché molto leggero, purtroppo non colora abbastanza l'acqua e quindi mi rimane molto evanescente. Registrare video con questa tipologia di liquido purtroppo secondo me non è delle migliori cose, quindi se decidete di realizzare dei video in slow mo con questo tipo di colorante, ve lo sconsiglio. Vi consiglio più che altro la pittura, che io non ho trovato, pittura colorata per intenderci, anche acrilica, queste cose qui, che io non ho trovato. Quindi mi dedicherò a fare delle fotografie. We'll be right back.
camera in posizione, ma come potete immaginare è un pochino scomodo da lavorare vicino alla camera. Infatti anche il pulsante di scatto deve essere lontano dalla camera. Utilizzerò il mio iPad con la fantastica funzione wireless di Panasonic, che funziona davvero bene. E qui avevo un altro foglio di carta che avrei potuto utilizzare, quello che vede la macchina, e posso controllare tutti i valori. Che è possibile fare qualcosa di divertente, di diverso, anche rimanendo chiusi in casa. Con poco, davvero. Davvero con poco. Basta un'ottica macro, che potete tranquillamente reperire da RCE Foto, che vi ricordo, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Questo video è realizzato in partnership con loro. Per chi non sapesse cos'è RCE, è lo store italiano più grande di usato fotografico, dove potete praticamente trovare qualsiasi cosa, anche in special modo queste lenti che mi hanno mandato a me per fare questo video. E grazie a loro che mi hanno illuminato con questa idea e nel dire che cosa possiamo fare rimanendo a casa. Beh, il risultato si vede, lo state vedendo qui al mio fianco. Dopo un po' di post-produzione sono soddisfattissimo del risultato che ho ottenuto. E tutte le mie fotografie le potete trovare anche sul mio profilo Instagram. Vi invito a seguirmi qui sotto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Questo video voleva dimostrare che si può essere creativi anche da casa, anche in un periodo del genere. Insomma, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.